Dio è fedele alle sue promesse. Di chi ci si può affidare? Per esempio, se hai bisogno di affidare tuo figlio a qualcuno per l'intera giornata, con quali criteri sceglieresti la persona? Per fidarti di qualcuno devi essere profondamente certo dell'integrità di chi scegli. È il tipo di persona che mantiene gli impegni presi? È fedele alla parola data? Puoi contare sul fatto che non ti lascerà all'improvviso nei pasticci. Dio è assolutamente fedele. Nella Bibbia leggiamo sempre che Lui mantiene le sue promesse. Immergiamoci in queste potenti verità. Isaia 55:11. Così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Geremia 1:12. E il Signore mi disse: Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per mandarla a effetto. Giosuè 21:45. Di tutte le buone parole che il Signore aveva dette alla casa di Israele, non una cadde a terra, tutte si compirono. Vedi, qualunque cosa Dio dica, sappi che la sua parola vale come l'oro e che Lui farà ciò che ha detto. Puoi confidare nella sua parola. Si è avverata fino a oggi e continuerà a farlo. Ringraziamo Dio insieme. Dio, grazie per la tua parola che non torna mai indietro a vuoto, ma compie ciò che tu vuoi e porta a buon fine ciò per cui l'hai mandata. Credo nelle tue promesse, confido nella tua fedeltà. Tu adempirai tutto ciò che hai dichiarato. Nel nome di Gesù, amen. Grazie di esistere, Eric Sellerie.